Dopo l'improvvisa chiusura tra Mediaset e Barbara D'Urso, sono circolati rumor di un possibile arrivo della popolare conduttrice in Rai, ma stranamente sono arrivate secche e immediate smentite. Perché mai? Nei mesi scorsi si è anche parlato di uno sbarco digitale, un contratto con Netflix per condurre diversi programmi, tra cui dei reality, ma anche quelle sono rimaste voci. Adesso però sembra esserci qualcosa di più. Stando a quello che ha rivelato poco fa Dago Spia, ci sarebbero delle trattative in corso tra il 9 e Carmelita. Secondo il noto portale alla santa patrona delle buste shock, dovrebbero affidare un programma pomeridiano come il suo amato Pomeriggio 5. I tanti fedeli fan di Barbarella in questo momento, trattative tra Barbara e il 9. Cosa c'è dietro? Pier Silvio l'ha cacciata e ha fatto sbarrare le porte della Rai. Cosa rimaneva a Barbara D'Urso, se non di tentare la prova del 9? Discovery, il canale italiano di Warner Bros., con l'arrivo di Fazio, ha attratto una consistente fetta di pubblico, è il terzo più visto in Italia nell'arco delle 24 ore durante il 2023. E non è azzardato presumere che lo stesso succeda con lo sbarco di Amadeus. L'arruolamento di Carmelita, che è senza mercato, quindi costa poco, sono lontanissime le cifre dell'era di Silvio Berlusconi, andrebbe a presidiare una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie come quella del pomeriggio. La sua sostituzione in Mediaset con Mirta Merlino si è risolta in mezzo flop, mentre il programma antagonista, La vita in diretta, di Matano non ha nulla di irresistibile. Le trattative sono in corso e un ostacolo sarebbe rappresentato dal contratto della D'Urso con Lucio Presta, che, dopo 20 anni di guerra spietata, la definiva, produttrice di horror TV, è ritornato a lavorare al fianco di una D'Urso sull'orlo del cono d'ombra, dopo la fine del suo rapporto con quel biscione di Pier Silvio.